Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Io sono Maullo941 e oggi signori iniziamo il quarto appuntamento. È già notte, quindi io direi di iniziare subito questo primo video andandoci a coricare per evitare guai peggiori di quelli che possono succederci in un momento qualsiasi. Signori, quarto appuntamento, intanto io vi ringrazio per come stanno andando, sono andati i primi tre episodi che sono andati veramente molto bene. Speriamo di continuare il trend così. Allora, prima di partire col video, io ho pescato un bel po', infatti ci siamo portati avanti con un bel po' di pesci, come potete vedere. Anche qui ce ne sono 52 che sono già cotti e qui ce ne sono altri 13 e più 12 che sono in cottura e quindi siamo ben organizzati di cibo, signori. Pescando, oltre a fare livelli, io ho trovato cose molto interessanti che ho messo in questa cassa di qua. Ovvero, signori, abbiamo trovato un gancio a filo, un arco con indistruttibilità 3 e infinito 1, che è ottimo, una canna da pesca con riparazione 1 ed esca 2, signori, che era completamente distrutta, ma sfruttandola si è riparata. Due libri incantati con spine 1, potenza 3 ed esca 2, ma c'è la maledizione del vincolo. Una bolla d'acqua, due name tag che potremmo andare a metterne una nel nostro golem che c'è nel villaggio, quindi eventualmente nei commenti suggeritemi un nome da dare al golem e lo faremo. Una sella per i cavalli che ho visto qui nella zona, siamo circondati da cavalli, e un altro libro con Camminatore dei Ghiacci 2, Aspetto di Fuoco 1 e Indistruttibilità 3. Signori, la serie procede molto bene, molto bene. Cosa facciamo in questo video? Pronti e carichi, signori? In questo video, pronti e carichi, andremo alla conquista della torre Pillager, signori. Sì, decisi così. A farci ammazzare subito. La torre Pillager, in teoria, allora, è in quella direzione di là. Ciao, mucca, tu sei preziosissima, mucca mia. Mucca mia, tu sei preziosissima, perché noi una cosa che di sicuro dobbiamo fare per andare a sfidare i pillager è una bellissima secchio di latte. Quindi andiamo a prendere un attimo un secchio di latte, così ci leviamo la maledizione che sicuramente ci trasmetteranno i pillager come mungi. Perfetto, signori, e il latte ce l'abbiamo. E questa è stata già tantissima. Questo è stato già un bel passo avanti. Abbiamo un bel po' di terra perché le strategie di attacco erano due, signori. Scavavamo un tunnelone sottoterra e attaccavamo così i pillager, ci andavamo da sotto, oppure facciamo un ponte sospeso in aria e ci andiamo da sopra. Cosa potevo scegliere io? La cosa più brutta, signori, ci andremo da sopra. Quindi, per non perderci in chiacchiere, noi dobbiamo portarci altra terra che ci servirà come il pane, senza ombra di dubbio. Dovremo farci un po' più di armatura perché solamente con tre pezzi non andiamo da nessuna parte, quindi vai con l'elmetto e vai con gli stivaletti, così siamo proprio full ferro e non ci possono rompere, nessuno ci può rompere le scatole. Direi di farci anche una spada di ferro, direi che sarebbe il caso, così possiamo affrontare i villaggeri in maniera decisa e combattiva. E poi direi di fermarci qua per ora. Potremmo farci un altro. Vabbè che la crafting table ce l'abbiamo, ma scusatemi, a questo punto è che se mi ammazzano perdo tutto il ferro. Sì, facciamoci un altro piccone di pietra per ora, signori. Non abbiamo abbastanza ferro da poter sprecare risorse, quindi un altro piccone di pietra e anche un'altra ascia di pietra, che questa ormai è distrutta. E così. So che dovrei fare full ferro, signori, però preferisco andarci con cauti, perché se dovessimo perdere i nostri materiali saremmo un attimino nei guai. Allora facciamo così, così qui già ce le possiamo sostituire. Questa spada di pietra invece la possiamo posare, la spada di ferro ce la portiamo, il cibo ce l'abbiamo, il latte ce l'abbiamo, ci serve un secchiello d'acqua. Ebbene sì, perché attaccando dall'alto, signori, noi attaccando dall'alto dovremo calarci in qualche maniera, e quindi con il nostro bellissimo secchiello d'acqua ci andremo a calare. Allora, signori, io direi di iniziare con calma a quell'albero, è rimasto così sospeso in aria, va bene, e lì rimarrà, sarà l'albero. Cosa ci fa il creeper lì? Evitiamolo come poche cose al mondo. Andiamo lontano da quel creeper e iniziamo la costruzione del nostro ponte sospeso in aria. Io penso che loro non dovrebbero attaccarmi o comunque vedermi se noi partiamo da molto in alto e poi con l'acqua ci caliamo da sopra e iniziamo la conquista dall'alto, signori. La strategia è questa:
Riuscirà, non riuscirà, non lo so, non ve lo so dire. Penso sia la strategia migliore perché andare dal basso non saprei di preciso quanti blocchi è distante la torre Pillager. Quindi andare dal basso non mi sembra la migliore delle soluzioni. Anche perché ogni tanto dovremmo risalire su per vedere dove siamo e rischiamo di la morte. Eccola là, signori, la nostra torre Pillager l'abbiamo trovata, l'abbiamo beccata. Siamo molto fortunati in questa serie comunque. Ok, dovremmo. Io dico che qui dovremmo essere abbastanza bene, buoni come posizione. Quindi direi di procedere in questa maniera. Procediamo con calma e senza fretta. Con calma e senza fretta. Con calma e senza fretta. Intanto cerchiamo di raggiungere un'altezza degna di nota, signori, in modo tale che loro non ci possano rompere le scatole. Quindi cerchiamo di. Lo so perfettamente che è una cosa brutta, signori, ma è il mood delle nostre serie, signori. Fare cose brutte. Dobbiamo un attimino. Cosa sono quelle cose a terra lì? Sapete che non le ho mai viste? Quelle non ci ho mai fatto caso, signori. Però siamo ancora bassi. Siamo ancora bassi. Dobbiamo continuare a salire. Saliamo ancora un'altra. Continuiamo ancora 18. Io devo salire tutti e 18 blocchi. Tanto nel frattempo ci stiamo anche avvicinando. In maniera non repentina, piano piano, con una scala che di sicuro ci proteggerà. E in modo da. Certo, se cadiamo siamo morti, signori. Se cadiamo siamo morti. C'è poco da ridere. Ok. Siamo alti ma non abbastanza. Siamo alti ma non abbastanza. Siamo alti ma non abbastanza. Ma se invece andiamo dritti per dritti, signori, ci infiliamo dentro e quello che succede, succede? Che dite? Ci muriamo dentro, andiamo all'assalto. Cambio di strategia in corsa. Andiamo all'assalto, signori, basta. Fa ste costruzioni, ma che serve? Ma non serve a niente fare ste costruzioni. Andiamo all'assalto, signori, spada in mano e andiamo all'assalto. Decisi, rapidi, indolori. Quello che succede, succede. Ci sarà il mammut, molto probabile. Allora, intanto ci stiamo avvicinando drasticamente. Ah, c'è un cavallino. È sparito il cavallo. C'era un cavallo lì, è sparito di botto. Allora, è ricomparso il cavallo. È diventato una pecora, signori. Il cavallo è diventato. Le trasmutazioni del cavallo. Da che c'era, che non c'era, che è diventata una pecora. Allora, calma e sangue freddo. Ma non sembra esserci nessuno, signori. Sto a fare tutto sto bordello, non sembra esserci nessuno. C'è un pollo. No, là è comparso il primo pillager. Stanno comparendo, signori, stanno comparendo. Questa cosa non è per niente buona. Stanno comparendo. Ce n'è uno con un arco incantato. Ce n'è uno con un arco incantato che andremo a affrontare subito. Ci ha visti, ci ha visti, ci ha visti. Ancora no, ancora no. Ci sta ignorando, ci sta ignorando, ci sta ignorando, ci sta ignorando. Noi siamo dei pazzi, siamo andati dritti per dritto. Noi siamo dei pazzi, siamo andati dritto per dritto. C'è un'entrata in questa cavolo di torre? No, non c'è un'entrata in questa cavolo di torre. Ok, corri, corri, zio, corri. Zio, devi correre. Zio, devi correre. Zio, devi correre. No, 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 no. Riusciamo a correre, porca di una paletta ambriaca. Riusciamo a correre. Ci mettiamo in salvataggio. Ci mettiamo in una zona tranquilla. Il primo assalto alla torre Pillager non è andato benissimo. Il primo assalto alla torre Pillager non è andato benissimo. Porca miseria, riproviamo, riproviamo. Li abbiamo portati distanti, vediamo se riusciamo a entrare dentro, signori. Riuscire a entrare dentro sarebbe tanta roba. Abbiamo un attimino perso la fame, ma non fa nulla. Abbiamo perso la fame, ma non fa nulla. Là c'è uno scheletro che rompe le scatole. Riusciamo a entrare. Oh, siamo riusciti ad entrare dentro, signori. Ok, calma, 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 calma. Abbiamo conquistato la torre Pillager, signori. Siamo dentro, siamo dentro. Con un assalto repentino e. Aia! Calma, perché loro mi sparano da fuori. Questa cosa non è per niente buona. Non è per niente buona. Saliamo. Spada in mano. Occhio alle sorprese. Ok. Qui non c'è nessuno. Cosa sono quelle strutture di lì che non capisco cosa sono? Allora, qui non c'è nessuno. La cosa tragica è che sta calando la notte, signori. La cosa tragica è che sta calando la notte. Quindi dovremmo prepararci a uno scontro. A uno scontro. A uno scontro. A uno scontro. Ma uno scontro maledetto. Ok. Uno l'abbiamo ucciso. Uno siamo riusciti a ucciderlo, signori. Uno siamo riusciti a ucciderlo che è sceso da sopra. Ce n'è altri? Sì, ce n'è altri. E morirai pure tu male. Morirai male, morirai male, morirai male. Ok.
Ok, torcetta. Ok, all'ultimo piano dovrebbe esserci una cassa, secondo antiche leggende. E c'è anche un altro pillager con lo stendardo. Questo mi passa la malattia. Questo mi passa la malattia. E infatti mi ha dato la malattia. Porca miseria, ho guadagnato un brutto. Sì, abbiamo la malattia. Abbiamo una balestra. Abbiamo una freccia. Abbiamo uno stendardo. Ok. Mi sarebbe piaciuto di più avere un totem. Però vabbè, ci accontentiamo intanto della balestra. Ci accontentiamo della balestra, signori, che non è male. C'ha una durata la malattia? C'ha una durata la malattia? Non lo so, non mi spunta. Va bene, penso di sì. Signori, attenzione! Cosa ci sarà dentro la cassa? Speriamo cose interessanti. Abbiamo rischiato la vita per due patate, del grano, del ferro. Abbiamo rischiato la vita per niente. Per delle stupidaggini, praticamente. Ho capito. Non c'è altro, vero? Non c'è altro. Sopra non c'è altro. Proviamo a salire. No! No, sopra la torre pillager non c'è assolutamente altro, signori. Ok. Bene. Torniamo giù. Torniamo giù. Cosa fare? Allora, la torre pillager l'abbiamo conquistata. Ed è tanta roba. Ed è tanta roba. Mi piacerebbe avere. Allora, se noi scendiamo adesso è la morte. Decisamente sì. Se noi scendiamo adesso è la morte. Perché non mi sono portato il letto? Potevo portarmi il letto così avremmo un attimino potuto dormire. Ma qui non c'è la torcia? Sono pazzo a mettere le torce ovunque, così mi spawnano pure i mostri qua dentro e siamo tutti contenti. Facciamo qualche altra torcia, perché ne abbiamo poche. Fabbrica prendi, fabbrica prendi, fabbrica prendi, ok. Con 24 dovremmo essere organizzati bene. Allora, vediamo un attimino qui le cose che non servono. La terra ce la teniamo lì, l'acqua per ora non serve, lo stendardo per ora non serve. Va bene così. Spada in mano. Ok, spada in mano. Attenzione, attenzione. Da dove possiamo scendere noi? Possiamo scendere da qua. Ok. Questo lo leviamo. Leviamo il blocco di terra. Leviamo il blocco di terra. Qualcuno entra? Sì. Qualcuno entra. Sono entrati in troppi. Sono entrati in troppi. Mannaggia a voi a chi non ve lo dice pure. Sono entrati in troppi. Sono entrati in troppi. Mannaggia a voi. Devi morire male. Ok. È entrato qualcun altro? No. Perfetto. Calma. Calma, calma. Mangia. Cosa c'entra lo zoo? Cosa c'entra? Maledetto te, cosa c'entri tu, zombie inutile? Sono qui, sono qui. Sono qui. Perché non mi vede nessuno? Dove sono tutti i pillager? Cioè, pensavo fosse un'impresa molto più complicata, invece è stata una cacata terribile. Ma vorrei un totem. Lo posso avere un totem? Ma posso avere un maledettissimo totem? Allora, facciamo il giro. Ah, dentro le gabbie ci sono i golem. Hai capito? Hai capito? Dentro le gabbie ci stanno i golem. Qua c'è un ragno. Ma dove sono tutti i pillager, signori? Ma noi facciamo tutto sto gran casino per i pillager, poi manco ci stanno i pillager. Alla conquista della torre in notturna. Poi manco ci stanno i pillager. Questo qua invece è vuoto. Ma chi se ne frega di te? Ma chi se ne frega? Ma io non voglio te. Dove sta il tuo capo col totem dell'immortalità? Va bene, signori, piccolo taglio. Aspettiamo che torna il sole e vediamo un attimino di riconquistare la zona con qualche battaglia un po' più degna di questo nome. Signori, piccolo break perché non so perché sto Enderman si è arrabbiato con noi. Piccolo. Il pillager con l'Enderman. Un mix terribile. Ok. Dove sta l'Enderman? Ai ai. Allora, se dovesse morire, darmi un Enderpearl. Sì, signori. Il primo Enderpearl della storia. Ok.
Attenzione, no, no, buono, buono, bene, bene, bene. Abbiamo beccato pure una perla. Buono così. Ammazziamo sto zombie col caschetto d'oro. Mi dà nulla? No, mannaggia lui. Va bene, signori, ritorniamo a dormire. E nel senso, ritorniamo ad aspettare l'uscita del giorno e vediamo un attimino se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Vorrei... Ok, signori, è tornato il giorno e forse qualche villager sta pur comparendo. Da sopra ne ho visto uno che prima non ci stava perché noi eravamo sopra nella torre e non ci stavano villager là sopra. Ne è spuntato un altro qua sotto e non capisco perché non spawnano così tanti, non ne spawnano così tanti. Cioè prima era pieno. Prima era pieno, ora non ce ne stanno più. È troppo strana come cosa. Cioè, ci sto rimanendo malissimo. Volevo il totem, volevo tante cose, niente. Sono spariti tutti i villager, signori. Sono spariti tutti i villager. Signori, stiamo scappando da un pillager che ci sta inseguendo con l'arco incantato. Ora però lo faremo fuori. Però niente, niente da fare, niente di particolare. Solamente lui. Proviamo, può essere che devo bermi il latte. Può essere che se mi levo la maledizione spunta qualcuno. Proviamo. Adesso non ho più la maledizione. Vediamo se per caso allontaniamoci e torniamo di nuovo. Facciamo questo tentativo, facciamo questo tentativo. Andiamo, allontaniamoci, facciamo vedere, vediamo se rispawnano qualcuno tornando, torniamo verso casa. Svuotiamo l'inventario e così non rischiamo di morire e perdere tutto. Che abbiamo due Ender Pearl, signori. Due Ender Pearl importantissime, importantissime, perché ho ammazzato un altro Enderman nell'attesa del che spuntasse il giorno. E vediamo un attimino se riusciamo a fare qualcosa. Ok signori, siamo tornati praticamente a casa nostra. Ok signori, siamo praticamente tornati a casa nostra. Abbiamo svuotato l'inventario, abbiamo fatto passare la notte, quindi è l'alba di un nuovo giorno e vediamo se questo porterà dei benefici alla nostra conquista, alla torre pillager. Speravo cazzarola magari un totem, cioè l'abbiamo qui vicino, speravo magari di riuscire a conquistare un totem. Ammazzando qualche pillager invece abbiamo solamente ottenuto delle balestre e tanta povertà. Abbiamo trovato solamente questo. Riproviamo a tornare alla torre. Vediamo se siamo più fortunati. Aia! Se siamo più fortunati in questo secondo tentativo. Riusciamo a mangiare? Come cazzo la mangi? Perché? Ah, perché siamo sazi. Ok, niente. Ogni tanto faccio le cagate pure io. Ci avviciniamo da questa parte, dal lato, qui intanto c'è un buco, c'è qualcosa di interessante? No, c'è solo erba. Ok, vediamo se... Bello che ero tutto preoccupato dalla conquista di questa torre pillager, si è arrivata una gran cacata, cioè pensavo di fare mega battaglie, mega situazioni e invece no, niente. Cioè me l'hanno regalata praticamente. È buono perché potremmo avere il nostro punto di osservazione. Dentro quella gabbia c'è un golem, ma neanche lì, non ha senso dargli un nome perché non penso che se lo libero possa vivere più di tanto. Vedete dei pillager comparire? Completamente. Completamente, completamente. Qualcuno mi sa spiegare perché non ci stanno... Cioè, è una torre pillager, perché non ci stanno i pillager? Doveva essere pieno, signori. Cioè, era piena all'inizio. Era piena all'inizio. Poi si è svuotato completamente. Si è svuotata tutta. Niente. Non ci stanno pillager. Nessun benvenuto. Niente di niente. Ah, lì ce n'è uno che si sta buttando da là sopra. Lì ce ne sta un altro. Ce n'è qualcuno dentro, ma niente di particolare. Niente di emozionante, mi sta gente qui, sì, niente di emozionante. Io speravo qualcuno con qualche altro stendardo, speravo qualche cosa più particolare, niente di niente, assolutamente nisba, assolutamente niente. Proviamo a stare lì, magari stiamo qua sopra, può essere che magari se stiamo qua sopra spawnano. Ciao zio, te ti sono venuto a prendere io direttamente, questo è morto pure. Signori, signori, siamo nella cacca, siamo nella cacca, signori, siamo nella cacca. Sono comparsi tutti in una volta. Siamo nella cacca, calma, calma, calma. Una spadata all'uno, abbiamo preso la maledizione, va bene. Sono comparsi tutti in una volta. Te che cazzo la stiamo a parlare? Abbiamo preso un altro stendardo, bene, ma non abbiamo preso nessun totem. Porca miseria.
Porca miseria, datemi villager. Dove stanno gli altri villager? Abbiamo ripreso la maledizione, ma non abbiamo assolutamente concluso niente, signori. Il mio obiettivo di ottenere un totem si è rivelato un grosso buco nell'acqua. Niente da fare, signori. Vediamo se ne spawnano altri così a caso. Aspettiamo qualche altro 2 minuti. Proviamo a scendere, a risalire. Facciamo un momento il giro della torre. Proviamo a levare le torce. Proviamo a levare le torce. Queste le torce sono un problema di luce. Magari dentro poi non spawnano. Proviamo a levare le torce, anche quella là sopra. Proviamo a levare la torcia, anche quella là sopra. E vediamo se siamo più fortunati, signori. Vediamo se siamo più fortunati. Anche se qui già c'è tanta luce di per sé. Siamo caduti da là sopra come dei pazzi. Mi fai mangiare? No. Quindi perfetto, non possiamo recuperare i cuoricini. Bene così. Facciamo un giro coti coti e niente, signori. Niente da fare. Però ci sono tante belle mucche qui, quindi potremmo sfruttare la zona per recuperare queste mucche. Per recuperare. Là sopra ne spawnava un altro. Là sopra ce n'è uno con lo stendardo, signori. Là sopra ce n'è uno con lo stendardo. Però dobbiamo un attimino mangiare perché sennò. Perché sennò noi ci moriamo di nuovo male. Proviamo nuovamente l'attacco diretto. Proviamo di nuovo l'attacco diretto, signori. Uno là sopra con lo stendardo che deve. Se è sparito, mi incacchio. Ce n'era uno là sopra con lo stendardo, signori. Prendiamo ad ammazzare quello con lo stendardo che mi ridarà la maledizione. Va bene. A me interessa. Scendete voi così vi ammazzo prima. Grazie, che sono bravi. Che sono bravi. Quello con lo stendardo abbiamo ammazzato. Ci ha dato la maledizione. Niente. Niente da fare, signori. Purtroppo forse il totem dell'immortalità te lo danno gli spiritelli, quelli, i sacerdoti. Questo è di sì. Comunque, signori, niente da fare, niente da fare. Torre Pillager conquistata. Breve storia triste, signori. Torre Pillager conquistata. Noi siamo qui che ce la godiamo dall'alto verso il basso. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!